Bienvenidos, cari fiori. Maledettissimi, siamo tornati. Scry 5, quest'oggi, seconda puntata del nostro format versione quiz televisivo, dove anche voi potete giocare da casa. Sempre più difficile, aggiungerei. Sempre più difficile, quest'oggi ci sarà un tema diverso ovviamente dalla puntata scorsa. Abbiamo qui con noi il nostro ospite che salutiamo, Cesso Pubblico, con l'H, mi raccomando, con l'H, Cesso Pubblico con l'H. Occhio a scrivere. Come stai, Cesso Pubblico? Sei contento di essere qua con noi? Tutto bene, ragazzi, sono pronto per sfidarvi. Bravo, bravo, la sfida avrà inizio tra pochissimo. Prima però volevamo ricordarvi... Scusa? Siamo qui per questo, dico. Giusto. Prima però volevamo ricordarvi di iscrivervi, di lasciare un commento, mi piace, campanelle, tutto quello che occorre per supportarci. Vi deluderemo? Probabilmente sì, però lo faremo sempre nella maniera migliore, ragazzi. Possibile, sì. Direi che siamo pronti per partire. Oggi possiamo giusto dire questa... Sì, diamo un'infarinatura generale sulla situa. Allora, si tratta comunque di Counterspell. Esatto, oggi il tema del gioco sarà Counterspell, sì. Quindi il nostro buon Cesso Pubblico dovrà mettere in ordine dalla prima alla quinta posizione le carte che noi gli daremo negli slot liberi che avrà. Ricordiamo, raga, che la classifica che abbiamo stilato noi è secondo le nostre, diciamo, sì, secondo il nostro vissuto. A noi ci siamo trovati meglio con queste carte in quell'ordine. Esatto, quindi... e soprattutto sono in un'ottica commander, perché sì, noi non giochiamo standard più di tanto, quindi sempre in ottica commander. Però abbiamo tenuto anche un po' conto di qualche regola, diciamo, dello standard, ma più che altro commander. Sì. Certo. Prima di iniziare questo gioco incredibile, chiediamo al nostro buon Cesso Pubblico qual è il suo livello di preparazione nel tema di Magic, che tipo di giocatore si sente, che voto si dà da 0 a 10. Prego. Allora, Cesso, prego. Voto da 0 a 10, 12-13. Ah, attenzione, onesto. Molto umile. Sì, molto umile. Gioco a Magic. Sì. For fun. Muove carte, muove cose. Non gioco nel competitivo, questo magari mi potrebbe portare a valutare in maniera un pochino diversa rispetto al competitivo. Certo. Perché appunto magari ci sono dinamiche di gioco un po' diverse. Ok. Però mi sento di essere preparato in materia. Ci sto, quindi... Ottimo. Direi che abbiamo spiegato tutto, possiamo partire. Via. Allora, partiamo. Quindi, tema di oggi, counter, l'abbiamo detto. Quindi, carte blu principalmente. Sì, principalmente blu. E allora, partiamo subito con la prima carta che daremo al nostro Cesso Pubblico, che dovrà infilare negli slot dal primo al quinto. Esattamente. E so dolori, ragazzi. E so dolori. Vediamo. Partiamo. Cosa farà il nostro concesso pubblico. Prego, legga la prima carta. Non si può toccare il telefono. Allora, la prima carta, scudo della dispersione, costo di mana 2, uno in colore, uno blu. Un istantaneo neutralizza una magia bersaglio se il suo costo di mana convertito è pari o inferiore al più alto costo di mana convertito tra i permanenti che controlli. Ok. Allora, analizza con calma, riflettici. Allora, un counter a 2, secondo me è una carta normale. Come dire, questo però ha il difetto, secondo me, di poter essere efficace soltanto se controlliamo un permanente con costo di mana alto, perlomeno alto. Quindi questo è il problema, sì. Neutralizza una magia bersaglio, ha questo vantaggio che è una magia di qualsiasi genere. Esatto, non magari dice artefatto, incantesimo, non dice creatura, quindi qualsiasi cosa. Però l'handicap di non poter essere giocata in tutte le situazioni, secondo me, pesa abbastanza su questa carta. Nonostante costi 2, basta? Non è una carta da buttare. Ok. Però spero che ne usciranno di migliori, senz'altro. Siamo più o meno... magari è la migliore questa. Se questa è la migliore, dovete aver proprio pescato, come al solito, nel vostro lerciume. Nel pozzo dell'erciume. Esatto. Senza fondi. Sì, sono fondi che conoscete bene. Però... ci dormo io tra pile di carte comuni. Però. Comunque... dove la inseriresti? La inserirei... tu? Sono indeciso se alla terza o alla quarta posizione. Perché comunque la quinta me la tengo per qualcosa di più lercio. Che sicuramente arriverà. Quindi...
Quarta posizione per lo scudo della dispersione. Quarta posizione. Comunque non mi piace. Comunque non ti piace. Okay. Non mi piace. Ho capito. Cioè, il fatto che non poter essere usata a inizio partita, per esempio. Perché non è probabilmente, sì. E tra l'altro c'è da dire che il blu, cioè, non è cialle in bestioni giganteschi, no, no, con no, costi no. di mana enormi, esatto. Come magari il verde. Difficile avere permanenti con un nero. È vero, è vero, perché il massimo che c'è nel blu, cioè magari lo specchio magico che costa un botto. Però esistono poi anche creature. Ci sono creature che costano 7, 8. Però non è proprio il colore che le spinge di più. Preferisco a 2, cioè il più banale che mi viene, neutralizza una magia creatura. Okay. A 2 è proprio il counter normal, secondo me. Quindi l'accendiamo, posizione numero 4. Posizione numero 4, sì. Perfetto. Ok. Andiamo avanti subito con il secondo counter, sì, di questa partita. Secondo drop, prego, Zebra. Ecco qua, abbiamo logorare un istantaneo costo 4, di cui 3 in colore e 1 naturalmente blu, neutralizza una magia bersaglio non blu. Sottolori. Qui forse avrei forse preferito mettere a questo punto la carta precedente, il dado è tratto, in un'altra posizione, ma per coerenza questo penso che meriterà la quinta posizione, perché neutralizza una magia bersaglio e pure non blu a costo 4, cioè veramente. Pensavo l'avresti troppo messa alto il costo, e a quel costo come minimo non devono esserci, sì, delle magagne, pure non blu, dei malus. Quello è vero. Questa è vero. Beh, penso che meriti. Trovare di peggio penso sarà stato difficile, se ci siete riusciti. Quindi quinto posto per quinto ci posto la accendiamo, risposta definitiva. Quinto benissimo, posto logorare. Benissimo. Andiamo avanti, ragazzuoli. Andiamo avanti. Terza carta, sì, ragazzi. E ricordiamo che quando avrà sistemato tutte le carte nelle varie posizioni, potrà fare uno scambio. Sì. E quindi, se una carta non lo convince in una determinata posizione, potrà, per riuscire a completare al meglio la sua classifica, fare uno scambio. Come impone il buon presentatore, che, esatto, ha insistito proprio dall'episodio, sì, pilota. Dava testate piuttosto che quello gnocco. Terzo counter. Un'offerta che non si può rifiutare. Costo 1 blu. Istantaneo. Neutralizza una magia non creatura bersaglio. Il suo controllore crea 2 pedine tesoro. Quindi c'è un malus. Sono 2 i malus, diciamo, che non è una qualsiasi magia, ma soltanto non creatura. Ma uno sarebbe una carta molto, esatto, molto forte. Perché comunque costa solo uno blu. Però l'avversario crea malus, 2 pedine. Di certo non è 2 pedine tesoro. Noi alla fine potremmo dire che è come pagarla a 3 senza quel malus. Diciamo, i 2 mana che dai a lui sono quelli che paghi in meno te. Ho capito. Potremmo, ho capito, metterla, sì, un po' così. Probabilmente servono più a lui poi che a te. Quello è vero, quello è vero. E poi non creatura comunque. Cioè, è limitata, è limitante, molto limitante. Qui stiamo riempiendo proprio i bassi fondi della classifica. Beh, comunque, vediamo, guarda, io ti dico, questa in questa realtà è una carta comunque abbastanza forte e giochicchiata. Alcuni la apprezzano, altri no. Ah, diciamo, secondo me è una buona carta comunque. Perché un è veloce, counter, cioè, perché lo puoi giocare poco al primo turno. E costa veramente poco. Sì, ma i malus. Però sono, okay, è vero anche che, come dici tu, poi dai 2 tesori all'avversario. Cioè, c'è da dire, sì, che se non spaccati è poco, cioè gli dai proprio un se boost. Gli hai neutralizzato un Soaring, visto che a costo di mana basso la puoi giocare velocemente. Però dare 2 tesori in cambio. Però io buono, forse, diciamo, preferisco, però, dare 2 tesori piuttosto che lasciare il Soaring. Sì, perché, esatto, i tesori, certo, si spaccano e non ce le puoi più. Se la riesci a giocare inizio partita in un'occasione dove c'è qualcosa da neutralizzare. Vabbè, non è una carta pessima come l'ultima che abbiamo, okay, messo in quinta, okay, posizione. Con la prima che era quella che neutralizzava. Sì, solo col costo di mana. Sì, quindi guardate, terza posizione per questa, perché, okay, spero, cioè, metterla in seconda. L'accendiamo, terza posizione. Sei sicuro? Terza posizione, sì, perché, okay, comunque non è una buona carta. Aggiudicato. La stiamo mettendo a centro classifica. Quarta carta, quarta, signori, carta. Quarto counter da inserire nella nostra griglia. Prego, accesso pubblico. E qua si va sul doloroso. Pendente sdegnoso, costo 2. Uno in colore, uno blu, un istantaneo. Neutralizza una magia bersaglio con valore di mana pari o superiore a 4.
Io una magia dico... a bersaglio, però, senza restrizioni da quel punto di vista, l'unica è che costi 4 più. Sì. Sai benissimo che c'è un botto di carte che costano 4 più, e in più questa carta è veramente apprezzata, diciamo, dai giocatori di Magic. Ma usano tanto, sì. Allora, io non sono tra quelli. Io sono tra quelli. O più può essere spesso limitante, perché comunque ci possono essere magie che andrebbero neutralizzate, magari in quel caso e tu non lo puoi fare, che costano 3 o meno. Bro, quanti comandanti conosci che costano 4 o più? No, probabilmente la maggior parte, però anche che costano di meno. Comunque, sì, quelle... forse sono più quelli che costano 4 o più, però sì. Anche 4, cioè 3 o, 3 sì, o meno. Quello è vero, ovviamente, sì. Sì, io ho dei mazzi con comandanti da 2 o 3 mana, comunque... Però sicuramente sono più quelli da 4. Cioè anche mazzi dove c'è veramente poco magari che costa 4 o più. In generale comunque ha un buon counter. Diciamo che rispetto al counter che lo paghi 3 e ti neutralizza senza nessun tipo di restrizione, io lo piazzo dietro. Quello è il mio counter, diciamo, la mia linea di galleggiamento di un counter. Sì, counter base a 3 neutralizzi quello che vuoi. C'è da dire anche che questo counter lo si può usare, per esempio, quando un comandante è stato ucciso una volta, costa 2 in più, quindi poi ti va abbastanza bene nel resto dei casi, ecco, sì. Nel resto della partita. Dunque, sì, non avevo considerato in effetti anche questa cosa, quindi diciamo che rimanendo soltanto la prima e la seconda posizione, comunque... mi aspetto di poter trovare ancora qualcosa di meglio. Ok. E allora lo piazzo in seconda posizione. Onesto, ok, quindi ci mettiamo. Vediamo cosa mi arriva adesso. Ragazzuoli, fateci sapere se avete usato tanto questa carta. A me personalmente strapiace. Me no. A lui per niente. Non io, tanto. Io sono pro, io sono veramente pro. Siamo giunti all'ultima carta che il nostro buon cesso pubblico dovrà analizzare e posizionare nella griglia. Prego. Acconsentire. Costo di mana X più 1 blu. Istantaneo. Neutralizza una magia bersaglio a meno che il suo controllore non paghi X. Profetizza 2. Guarda le prime due carte. Beh, allora, innanzitutto c'è da dire una cosa. È rimasta solo la prima posizione libera. Sì, quindi questa qui. È rimasta solo la prima posizione, ma devo dire che... c'è un cambio. Puoi fare un cambio. Potrò fare un cambio, ma non mi dispiace metterla come prima, perché comunque... sì, è una carta che più da inizio della partita, sicuramente, dove magari i costi di mana... sono il mana a disposizione, okay, dei giocatori è poco, insomma, quindi nonostante la X tu dici che è da inizio partita. Sì, perché magari noi pagandolo 3 per dire facciamo neutralizziamo, cioè, a meno che si neutralizziamo, a meno che l'avversario non paghi 2 e a inizio partita è difficile che magari abbia 2 in più. Quello è vero. E profetizziamo 2, quindi rispetto a, diciamo, quella che avevo messo come linea intermedia di un counter da 3 che neutralizza qualsiasi cosa, in questo caso neutralizzerebbe e profetizzeremmo pure. Quindi solo benefici. A volte pure a 2 magari riusciamo a usarla. Ho capito. A volte riusciamo a pagare X magari in qualche modo differente, cioè avere qualche sconto di qualche tipo. Chi lo sa, è situazionale. È situazionale, comunque è una cosa... di certo a partita inoltrata può diventare una carta quasi inutile. Ok. Perché magari il mana a disposizione diventa veramente tanto. Sì, sì. E quindi in ogni caso, se è tanto per l'avversario, è tanto pure per te. Quindi puoi pagare X tanto. Chiaramente pagare X tanto la rende una carta non buona. Non sì, buona perché se però, neutralizza il 9, cioè capisci dove vai. Poi. Vuol dire che. Vabbè, vuol dire che. Comunque anche l'avversario ha speso tanto. Comunque male. Funziona, può funzionare. Sì. Perché poi ci sono anche restrizioni che la potrebbero rendere non funzionante. Ho capito. Come dire, invece questa... Da primo posto o secondo te? Forse potevo invertire le posizioni. Allora, no, adesso che... mi piace, questa va al primo posto, sì. Allora, okay. Ti adesso la gioco pure in un mazzo. Al primo posto. Quindi il dato è tratto, la classifica finora è fatta. Esatto, e la leggiamo, direi, sì. Io.
Allora, al primo posto, bastardo. Al primo posto ha messo Acconsentire. Sì. Al secondo posto ha messo Fendente Sdegnoso. Okay. Al terzo posto ha messo Un'offerta che non si può rifiutare. Al quarto posto ha messo Scudo della Dispersione. E al quinto posto ha messo Logorare. Allora, però, potrai invertire le prime due posizioni a questo punto, già che le cose sono state fatte bene. Facciamo un ritocchino. Ci sta. Tra prima e seconda. Sono dalla okay. tua. Sostituiamo Fendente Sdegnoso con Acconsentire. Sì. È la tua risposta definitiva? Sei sicuro? Sei sicuro di questo cambio che vuoi fare? Cioè, secondo pubblico? Me quasi si può dire che si equivalgano. Cioè, ma però sono tanto diversi. Io ad esempio gioco Acconsentire in un mazzo dove profetizzando pesco anziché profetizzare, per esempio. Allora, però lì la forza è che profetizzi, cioè non è il counter in sé. Fa tutte e due, capito? Sì. Quindi è un counter. Cioè per quel tipo di mazzi è ideale. Il Sdegnoso è sicuramente una carta che più versatile. Più versatile, esatto. In ogni situazione, bene o male, la puoi giocare e neutralizzarci qualcosa, non tutto, ma una buona fetta. Quindi alla fine la scambiamo, sì. Ok. E per il resto la classifica, onestamente, mi sembra fatta nella maniera giusta. Ok, ci sta. Dopo questa, diciamo, decisione, andiamo a vedere qual era la vera classifica. Sì. E secondo me Chesso Pubblico è stato veramente bravo, perché ha analizzato bene le carte, ha fatto dei ragionamenti giusti. Però secondo noi la situazione era leggermente diversa. Un pelino diversa. Poi abbiamo messo che Un'offerta che non si può rifiutare era la carta più forte lì in mezzo, perché pagando uno neutralizzi una magia non creatura. E pensavamo che a quel prezzo è top. È veramente forte. Sì, perché i tesori se ne vanno. Ma danno una bella accelerata. Ho capito, ma magari a uno neutralizzi un istantaneo che costa 6 o 7, capisci? Cioè, puoi veramente fare letale. La differenza. Cioè, a uno. A match inoltrato, inizio match. Neutralizzi il Sorring, i due tesori se ne vanno e quello là in braga di tela. Beh, lui ha perso il Sorring, ti hai perso una carta, lui è rimasto con due tesori. Una carta che avete pagato lo stesso costo, il Sorring. Non lo so, costicchia pure qualche cosa. Qualche euro, ma non è quello il punto adesso del prezzo. Comunque, secondo noi più che altro il fatto che con un mana puoi neutralizzare praticamente qualsiasi cosa che non sia una creatura. Un botto di cose. Esatto, quindi anche un Planeswalker, un artefatto. Cioè ti puoi togliere veramente tante brutte rogne. È vero, dai due tesori all'avversario. Però secondo noi era... tra queste 5 carte, sì, la migliore. Seconda carta, sì, della nostra classifica era Acconsentire. Esatto. Perché secondo noi a uno neutralizza quello che vuoi, ok, che devi pagare X, però ti permette anche di fare scry 2. Sono d'accordo con te. Quindi molto più versatile. Secondo noi questa era quella un po' migliore. Meglio comunque di Fendente Sdegnoso e di Scudo della Dispersione e di Logorare. Ci sta. Io ribadisco, a me Fendente piace tanto, ma tanto. Però sono d'accordo che quella che abbiamo messo al secondo posto è... possa essere leggermente più carina, ma sì, di poco. Fateci sapere qual è secondo voi la classifica migliore, la nostra o quella di Chesso Pubblico. In quarta e quinta posizione invece siamo trovati d'accordo. Le carte le avevamo messe nella nostra stessa maniera. Sulle prime tre non siamo... totalmente d'accordo con Chesso Pubblico, però è giusto così e non c'è una verità assoluta, è giusto che ognuno abbia la sua idea. Fateci sapere cosa pensate di questa classifica. Se siete arrivati fino a questo punto nei commenti, scrivete Chesso Pubblico. Adios. Adios.